Ebbene, l'ultimo giorno dell'anno, giorno di propositi, giorno di nuove idee, di robe. Io non amo i propositi di fine anno, non li ho mai amati, li ho sempre trovati una grandissima... Scusate la mia franchezza, ma nel senso che non ti serve la fine dell'anno per fare un proposito e dire: ah, quest'anno cambierò questa... se vuoi fare qualcosa, prendi e la fai. Wow, ok, inizio aggressivo. Non sarà un episodio aggressivo, però è una cosa a cui io ho sempre fatto molta attenzione, molto caso. Propositi, idee, oh mio Dio, è finito l'anno. È semplicemente un giorno nuovo, sì, un ciclo nuovo dell'anno, ma ecco, l'ho sempre vissuta in realtà in maniera molto tranquilla. Come sapete, al momento mi trovo a Manhattan e quindi vedremo di esplorare un po' il Capodanno a New York, per quanto ci siano delle cose da dire. Partiamo dalla prima. Nel frattempo, buongiorno Fabio. Carissimo Abe, what's up? Ad esempio, la prima cosa a cui pensi al Capodanno a New York è Times Square e la palla che scende, i fuochi d'artificio e i cantanti. E quindi ho sempre avuto un po' quel, no? Quell'idea del vado a fare il Capodanno a New York, andrò a Times Square e mi guardo alla fine dell'anno lì. In realtà, da quando sono arrivato, dal primo giorno, ho comunque chiesto cosa possiamo fare a Capodanno, giusto per portarsi avanti, no? Ma tutti quanti mi hanno detto come prima cosa non andare a Times Square. E gli ho detto: ma perché? Cioè Times Square, Times Square è leggendario, no? E tutti mi hanno detto: no, il problema è questo. Numero uno, devi andare al mattino alle 4 del mattino presto per prendere e avere un bel posto. Se non lo vedi hai maxi schermi e non ha senso. Numero due, fa molto freddo, quindi ti devi coprire super bene. Per fortuna oggi non è freddissima la giornata, ma comunque ci sono 10 gradi e tutto il giorno fermo in piedi, ammassato tra la gente, perché poi ti spiaccicano tutti insieme. Covid proprio frega niente a nessuno. E una volta che entri non puoi più uscire. Se devi andare in bagno, se devi mangiarti una roba, non puoi portare zaini, non puoi portare videocamere. Va bene che registro con iPhone, ma nessun cavalletto, niente. Senza contare che oltretutto mi dicevano diventa anche abbastanza pericoloso, si picchiano, si fanno, litigano a volte, ci sono sempre dei problemi in un modo o nell'altro. Quindi insomma me ne hanno parlato talmente male che alla fine mi sono detto: va bene, non vado a Times Square. Però ieri ne ho approfittato lo stesso per fare un giro e mostrarvelo ed esplorare un po' la zona. Stanno montando già tutto quanto per New Year's Eve 2022 a Times Square, quindi stanno preparando il palco. Poi ci sarà tutta la gente, sarà stra pieno ovunque. Io questa roba qua l'ho vista solo nei film, fa strano vederla nella vita reale. Laggiù ci sarà il palco, non so che artisti ci saranno o cosa faranno esattamente quest'anno, però ecco, questa è la zona. Chissà se c'è già la scritta 2022, perché per tutto l'anno lasciano la scritta 2021. Adesso passando di là vediamo. Questo è l'altro palco invece. Hanno cambiato e hanno messo 2022. E poi la palla scenderà giù e celebreranno il nuovo anno. Fichissimo. E qua stanno preparando tutto quanto, c'è la produzione, ci sono le camere per riprendere il tutto. Buon lavoro amici. E qua c'è un maxi schermo portatile, veramente maxi e immenso, per la gente che sarà ammassata qua. Che senso ha venire a Times Square a vedere il concerto se poi non riesci a vederlo? Cioè, ci sta, capisco, ma tanto vale vederlo da casa, no? Quindi questo è Times Square. Ho comunque dei bei programmi per oggi, non vi preoccupate. Però per quanto trovi abbastanza stupidi i pronostici sul nuovo anno e tutte le cose che puoi fare, perché le puoi fare in qualsiasi momento dell'anno in realtà, piace in realtà anche a me dare un'occhiata all'anno passato e vedere un po' tutte le cose che sono successe e quello che ho fatto per fare un po' il punto della situazione, che insomma male non fa. E ci pensavo prima, è stato un anno veramente intenso da tanti punti di vista, pieno di emozioni diverse, con tantissimi progetti nuovi che ho cominciato e di cui parleremo man mano, alcuni che vi sto già raccontando, per esempio la musica. È stato un anno di ripartenze, nel vero senso della parola. Ed è stato un anno in cui ho esplorato me stesso molto meglio, a partire dal viaggio che ho fatto in Tesla completamente da solo in giro per l'Europa, a tutta la questione di New York, tutti i giorni che ho passato qua, le persone che ho incontrato, nuovi amici, nuove avventure, ma anche ai momenti difficili dell'anno, ai lockdown, a tutto quello che mi è successo, che mi ha portato alla fine ad essere la persona che sono oggi. E soprattutto grazie a voi per avermi seguito e supportato durante tutto quest'anno o gli ultimi mesi, se siete arrivati negli ultimi mesi. Ma è fighissimo avervi con me quando vivo nuove avventure, che sia la musica, che sia un viaggio, che sia una nuova città o qualsiasi cosa. Mi fate veramente una compagnia incredibile. Detto questo, sono al momento le 12:35, quindi mancano meno di 12 ore alla fine di quest'anno. Come passerò queste ultime 12 ore? Non ne ho la più pallida idea. Intanto recuperiamo del cibo.
direzione Manhattan per mangiare qualcosina, magari ramen. E nel frattempo ne approfittiamo per prendere la funivia. E nel nuovo film di Spider-Man, Spider-Man era là sopra, sulla punta di quel ponte, e passa proprio una di queste di fianco. Infatti fa super ridere essere qua in città ogni volta. Mi sarebbe piaciuto farvi un tour di tutti i posti che hanno usato per il film. Vi ricordate casa di Matt, quell'appartamento fighissimo dove abbiamo fatto quella festa? Ecco, hanno girato lì alcune scene, non potevo dirvelo per questioni, non posso aggiungere nient'altro, ma hanno girato nell'edificio di fianco a quello, però è sempre lo stesso complesso. Fa super ridere questa cosa. Quando l'ho visto nel film ho detto non è possibile. Ecco, era proprio lassù dove lascia MJ e poi va in panico all'inizio del film. Non è uno spoiler. È sempre fighissimo fare un giro qua, e poi non è gratis, cioè nel senso è parte della MetroCard. Finalmente ho anche una MetroCard, ora sono un newyorkese vero, però è compreso nella MetroCard il viaggio, quindi ogni tanto ci sta se andate a Roosevelt Island. Ovviamente con la metro ci mettete meno, però metro che ora andiamo a recuperare e ci spostiamo verso Bryant Park, un po' più downtown, e siamo a 11 ore dalla mezzanotte. Ed eccoci, entriamo. No spicy, thank you. Okay, guys, buon appetito. Buon appetito. 10 ore a mezzanotte. Come al solito, posto incredibile, buonissimo. 9 ore a mezzanotte. Post pranzo girettino Washington Square Park, 8 ore alla mezzanotte. E tra l'altro qua nella fontana ovviamente d'inverno è vuota e quindi ci vanno in skate. Lui è il mio preferito. Buon anno! Auguri! Ora 7 da Yaki, è già passata la mezzanotte. Vuoi ridere molto? Qua c'è un sacco di gente, tutti arabi ovviamente perché sono in Arabia Saudita, e nessuno ha festeggiato. Niente. Direzione World Trade Center. Meno 6 ore alla mezzanotte. Ora 5, World Trade Center e Oculus. L'interno dell'Oculus, 4 ore a mezzanotte. Sono passato al volo nello studio di Brett per dare una mano a Abe che deve esportare delle cose per un futuro video, non ho ben capito. 3 ore a mezzanotte. Ok, Abe è riuscito a fare quello che voleva fare. Quindi io sto morendo di fame nel frattempo, è quasi mezzanotte, ma questa è una citazione a Casey, no? Siete presente? Meno 2 ore, cena di Capodanno, mi sono dimenticato di farvela vedere. Sono stanco. E quindi? Mancano 20 minuti e stiamo per salire su un rooftop per vedere dall'alto il nuovo anno. Ed eccoci. Questo è tipo il rooftop di How I Met Your Mother. È tipo identico. Impazzisco. Wow. 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 C'è la torretta dell'acqua delle tartarughe ninja. Questa cosa è fichissima. Io sono curioso di vedere se faranno fuochi, nel caso da dove li faranno, ma è magnifico. Comunque l'idea è quella di vedere appunto i fuochi o l'ultimo dell'anno da qua sopra, e si vede l'Empire, è stupendo. Non so, non credo faranno dei fuochi, però è fichissimo già così. Sono gasato. Mancano 15 minuti al nuovo anno, e cominciarlo su un rooftop di New York City davanti all'Empire State Building è qualcosa di incredibile e magnifico. E ora si aspetta semplicemente la mezzanotte, mancano 10 minuti. C'è un po' di altra gente laggiù che aspetta il momento clou. 5 minuti a mezzanotte. Sono pronto a salutare questo 2021? Assolutamente sì, è stato un anno super interessante. Ho un sonno che non avete idea. Cambia solo giorno, dai. 4 minuti, 3 minuti. La città è viva, si sentono le persone che sono cariche e pronte a festeggiare. 2 minuti, meno 1, siete pronti? 2021 è stato un piacere. 15 secondi. 3, 2, 1. L'Empire che luccica. Ho come l'impressione non ci siano fuochi d'artificio da nessuna parte. Perché Times Square è lì dietro, quindi si dovrebbero vedere. Guardate la gente sui palazzi che urla. Mi ricorda quando eravamo tipo in quarantena e la gente cantava dai palazzi. Trombetta da stadio. Bellissimo. Sono felice di aver speso così i miei ultimi secondi dell'anno. Certi fuochi d'artificio mi sarebbero piaciuti, ma va benissimo così. Benvenuti nel 2022. I'm so disappointed of New York right now. Should we change city? Let's move to LA. Let's move to LA. There is even not one voice. Boom. You know? Yeah. It's only like people honking and people screaming. It's like a scam. No, it's great anyway. Bro, I'm loving this. So next year, we're gonna celebrate New Year's in LA. Okay, deal. I don't know, but
maybe. We can go, let's say California, okay? Okay, California, okay. Let's have the valley. California. Las Vegas is gonna be awesome. Okay, got it. Quindi Times Square ha solo fatto due robettine al volo. One. And that's it. It's very sad. I mean, it's very, very aren't we sad. In New York? Honestly, the year before Corona, yeah? Oh my God. It was crazy. It was super crazy. There is a boat just keep firing nonstop, even July 4th. Qualcuno sta suonando la tromba, quell'inno americano. Abe, you're very American. Yeah. Bing bong. Amici, che dire, troverete foto sul mio Instagram a @EfremLamesta. Tra l'altro hanno spento la luce su quel palazzo che prima era accesa, tipo basta, andate a dormire. Mi fa volare questa città, la amo. Amici, buon 2022, buon anno da New York City.